Questa è una strada antica. Ha ancora l'acciottolato lombardo, vedi, due carraie di pietra chiara e il resto sono ciottoli del Ticino. Vedi, Mazzarella, ho voluto che tu vedessi anche uno di questi vecchi cortili milanesi, perché vanno scomparendo, non solo quelli brutti, ma anche quelli belli, è un peccato. È triste, lo so, ma vedi, ha ancora qualcosa di umano su questi ballatoi, su queste scalette. Tu riesci a immaginare un bambino che giochi? Tu sapessi la sorte dei bambini in questa città, sì. Te ne dico una sola. L'altro giorno parlavo col mio bambino e gli promettevo le vacanze. Gli dicevo, appena il tempo si fa buono, ti porto in campagna, ti faccio vedere gli animali, la mucca, il somaro, la pecora, l'agnello. Ah sì, mi ha detto lui, mi fai vedere anche l'elefante. Capisci, perché l'elefante e gli altri animali sono per tutti esotici per lui. Cioè la campagna per lui è l'Africa. È l'Africa, sì. Andiamo. E questo è il soldato d'Italia. Con un migliaio di lire ci si mangiava bene. Ci si mangiava anche cassola alla milanese, pensa. Però le 1000 lire non c'erano tutti i giorni. E così noi si andava più avanti, si andava dalle sorelle Pirovini, che erano 3 sorelle religiosissime e caritatevoli. Vedi che bellezza, qui tra un piatto e l'altro la cameriera ti fa anche un balletto. Ecco qua tutta questa gente, sempre così affollato, Pirovini. Sì, è un bar, è un ristorante affollatissimo. Ci viene un sacco di persone, ci si veniva sempre anche noi. Ah, forse ci sono anche, quello ti conosce, forse ci sono anche le stesse facce, di la sì, verità. Sì. Allora mi sembra che qui poi conosci ancora tutti. No, qualcuno. Però vedi, è come se li conoscessi tutti, perché le persone sono cambiate, ma le facce, i tipi, sono rimasti gli stessi. E anche i discorsi. Lo scettico dice che non può conoscere perché non può avere fiducia nei suoi propri sensi. Hanno conoscenza pratica, allora. Tu cosa dici? Una conoscenza pratica. A un certo momento, secondo la filosofia yoga, una conoscenza pratica avviene solamente dopo una conoscenza molto profonda e interiore. Poi ho guardato... Rita! Quanto fai di torace? Stupido. Guarda, forse l'unica novità è quel quadro, vedi? Pinocchio. Guarda, non è un quadro d'autore, è soltanto un cartello per i clienti. Infatti sotto c'è scritto, lo vedi? Vietate le bugie. Tu devi sapere che le sorelle Pirovini erano delle vere cristiane. E quando si era finito di mangiare, non si pagava al tavolo. Si andava alla cassa e ciascuno dichiarava quel che aveva consumato. Naturalmente a quei tempi i soldi in tasca erano pochi e era difficile che si dichiarasse più della metà di quel che si era mangiato davvero. La nuova padrona ha conservato l'usanza, ma ha voluto perlomeno farsi forte dell'appoggio di Pinocchio. A proposito, sai qual era il piatto di moda a quei tempi? Cotechino e lenticchie, perché riempiva e costava poco. Senti, tu... vorresti provare? Proviamo. E allora, signorina, sì. Cotechino e lenticchie, per due.